Siamo con Francesco Gargantini, ci troviamo nell'Active Hotel e siamo alla vigilia di questo bellissimo evento che si chiama Coppa dei Campioni di Feeder, una gara di pesca organizzata in 2 giornate, con la prima giornata nella Drava, è un bellissimo fiume qui nella regione della Carinzia in Austria, e la seconda giornata in un lago. Francesco, un bellissimo evento, hai tanti ospiti che arrivano dall'Italia in rappresentanza dei più importanti marchi del settore della pesca. Ci vuoi presentare questa bellissima iniziativa? Ciao a tutti, sì, per noi è la prima volta che organizziamo una manifestazione del genere, molto importante, è un piacere aver qua tutti questi campioni tutti insieme e speriamo di aver fatto tutte le cose fatte bene. Bene, ci puoi anche dire come viene organizzata questa manifestazione che non include solo questo primo momento del 2015, ma a seguire ce ne saranno altri? Sì, praticamente quest'anno 8 team, i primi 4 si qualificano per la finale che sarà fra 2 anni contro i rispettivi primi 4 team dell'edizione dell'anno prossimo, che saranno team a livello europeo, quindi un team austriaco, un team tedesco, un team di donne, attenzione, ci sarà una novità, team di donne, e nel 2017, quindi fra 2 anni, la finale delle finali, la Coppa del Mondo, diciamo. Addirittura, quindi saremo veramente onorati di poter partecipare, quest'anno come concorrenti, ma poi anche come media partner di questo bellissimo evento. Noi ti vogliamo chiedere un'altra cosa, ci rivolgiamo al pubblico di tutta Europa, insomma, la Drava è un fiume bellissimo, acque fresche, pulite, piene di pesci. Quali sono i pesci appunto che andremo ad insidiare? Allora, pesce che prevale è il Nasen, pesce molto simile alla savetta, con tagli interessanti nella media diciamo dal chilo in su, grosse breme enormi da 3-4 kg, abbiamo molta varietà di pesce a partire dalla trota, al coregone, dal temolo, la carpa, il barbo, di tutto insomma. Infatti avremo una coppa speciale per chi, per la coppia, anzi scusate, per il singolo pescatore che catturerà più pesci diversi. Questa è un'aggiunta che faremo dopo. Quindi una bella idea, quindi dovremmo riuscire a catturare più specie per aggiudicarci anche questo ambito premio individuale. Bene, io penso che abbiamo presentato questo evento, ti facciamo veramente tanti complimenti, non solo per l'idea, ma anche per la bella struttura che tu rappresenti, la struttura di famiglia, se ce la vuoi presentare in 2 parole. Sì, è la nostra famiglia da 3 generazioni di pescatori, praticamente siamo riusciti a trasformare la passione in lavoro, dopodiché da 20 anni, oltre 20 anni abbiamo l'albergo e in questo albergo siamo da 10 anni. Per festeggiare questi 10 anni abbiamo creato questa iniziativa, questa manifestazione. Bene, un invito dall'Italia, da Bologna, sono solo 4 ore di macchina, ne vale veramente la pena perché qui troviamo un ambiente incontaminato, l'Austria è una regione verde dell'Europa, vale veramente la pena fare un salto qua. Molto bello, molto pescoso il fiume, il lago, è una regione questa dove ci sono tantissimi laghi, tra Sì, l'altro, vero? oltre 1.000. Oltre 1.000 Se laghi. guarda la cartina è tutta blu. Quindi, amici amanti della pesca, un salto qui in Carinzia, un salto presso l'Active Hotel della famiglia Gargantini. Vi aspettiamo. Grazie.
Ci troviamo sul campo di gara, siamo sul fiume Drava, la Drava Grande. Qui tra pochi minuti avrà inizio la competizione Coppa dei Campioni Feeder organizzata dalla famiglia Gargantini. Bene, abbiamo tutti gli agonisti che sono stati selezionati per questa competizione. La gara si svolgerà ovviamente con la tecnica del feeder fishing. L'acqua che vediamo è leggermente velata perché la notte scorsa ha fatto un temporale, ma i pesci si pensa vogliano collaborare comunque in modo attivo. Le lenze italiane sono tutte pronte e per seguire la competizione io passerei microfono e voce a Beppe Trani e a Francesco Gargantini. Amici, seguiteci. Bene, Alessandro ci ha passato nuovamente il microfono. Siamo con Francesco, naturalmente, che insieme alla sua famiglia ha organizzato questa competizione. Vorrei chiedere, naturalmente, ieri ci siamo trovati di fronte a una Drava bellissima, con l'acqua veramente quasi trasparente. Oggi invece, Francesco? Sì, i temporali di ieri sera hanno condizionato un po' il colore è un po' marroncino, però il pesce sembra attivo comunque. Si vedono delle bollate anche nel sottoriva, a metà fiume, quindi è logico, non ci sono le condizioni ottimali, però ci si diverte lo stesso. Quindi speriamo di potervi filmare qualche bella cattura e naturalmente che noi insieme a Francesco commenteremo e ci vedremo naturalmente subito dopo la fine di questa gara per vedere naturalmente chi avrà vinto questa prima prova, perché poi domani, giusto Francesco, sarà una seconda prova. La seconda sessione al lago delle Tinche, al Cucherau, e dopo sommeremo i pesi. Comunque anche con queste condizioni i campioni sono loro, adesso tocca a loro fare il dovere. Bene, fra poco naturalmente inizierà questa gara, li mandiamo quindi appuntamento a fra un po'. Passata un'ora di gara sono stati catturati circa 10-12 pesci e adesso sembra che il pesce inizi a rispondere e entrare in pastura. La prima ora, si sa, è la più difficile, in quanto nel pre-gara tutti testano il fondo, quindi lanciano pasturatori, piombo, e il pesce qui non è abituato perché è pesce selvatico. Comunque adesso si stanno vedendo i risultati, pescando prevalentemente corto, quindi lanci corti. E sono usciti Nasen, un bel barbo molto, molto potente, e un Gardon. Vediamo come procede.
Complimenti, il primo barbo della giornata. Ecco perché tirava. Vai. Bravo. Tirava? Molto. Bello combattivo. Un bel pesce combattente che sa il fatto suo. Bene, finita la gara, in zona cittadini Marco ha preso una bella brema, adesso ci sarà la pesatura finale, vedremo le posizioni, molto incerte per il momento, tranne i primi. Se i ragazzi da Colmich che hanno sfruttato al meglio il picchetto numero 8, picchetto a valle. Siamo con i vincitori di questa prima manche, oggi una prova impegnativa sulla Drava Grande, abbiamo testato un tratto del campo di gara veramente bello e i pesci sono anche usciti, ovviamente contava saperli pescare bene e qui abbiamo Marcello Corbelli e Francesco Corrente che ci spiegheranno come sono riusciti appunto a vincere questa prima manche. Quasi 20 kg di pesce, Marcello, complimenti.
Grazie, sì, quasi 20 kg sono stati presi in condizioni non facili inizialmente, tant'è che ero un po' preoccupato io perché nella posizione di picchetto, oltretutto abbastanza favorevole, non vedevo partire. All'inizio gara abbiamo dovuto togliere le alghe che ci avrebbero impedito di pescare, poi dopo ci siamo accorti che le alghe non le abbiamo tolte perché appena calava la corrente salivano le altre dal fondo, era un guaio. La pesca è stata una pesca abbastanza, diciamo, ragionata da ieri. Ieri abbiamo provato, abbiamo visto che rendeva, abbiamo usato le nostre pasture, chiaramente Holmich, che di meglio non ce n'è, e con la Wonder Black e con la Speedo e qualche piccola aggiunta segreta che ci teniamo per noi, mi raccomando Francesco, non aprire bocca nemmeno sotto tortura. E è venuto, diciamo, un buon lavoro. Abbiamo pescato a distanza di una decina di 15 metri, eh? 15 metri sul filo della corrente, perché avevamo visto che era molto importante riuscire a pescare fra l'acqua lenta e l'acqua veloce sul filo della corrente, tant'è che quando calava la corrente noi ci allungavamo un po', quindi seguivamo questo. Una bella gara, Francesco, avete preso tanti pesci ma ne avete persi altrettanti. Purtroppo siamo stati molto fortunati con chiaramente col picchetto, perché eravamo in una posizione molto favorevole, però per contro abbiamo avuto il problema di queste alghe che creavano un cordone davanti a noi che non siamo riusciti assolutamente a rimuovere, quindi abbiamo perso, ahimè, parecchi pesci ancora prima di raggiungere la testa del guadino. Però è stata una grande emozione, perché è un fiume così grande, quando si è veramente in pesca è sempre una grande soddisfazione, quindi insomma bellissimo, bellissimo spot, penso che siamo riusciti a fare una buona pescata. Oggi eravamo in un fiume, avevi un compagno di squadra che si chiama Corrente, quindi eri avvantaggiato anche per questo, quindi complimenti per la bella vittoria di oggi, vi aspettiamo nella seconda manche di domani, in bocca al lupo. Grazie mille. Crepi il lupo, mi raccomando, io porto il legno dietro domani, insomma, se qualcuno ha delle pretese poi. Grazie Marcello, grazie Francesco. Grazie. Francesco, calano le prime ombre della sera, una giornata molto intensa di lavoro, una giornata piena di impegni organizzativi, e tutto è andato molto bene, nonostante l'acqua leggermente velata, il pesce ha risposto, la drava è stata grande come sempre. Sì, stamattina eravamo un po' preoccupati appunto per il colore dell'acqua, i primi 20 minuti nessuno bollato, quindi ero disperato, ho detto speriamo che prendano, arriva il primo pesce, il secondo, il terzo, alla fine ci siamo divertiti, anche io lavorando mi sono divertito comunque. Il pesce ha risposto, è logico che se avevamo le condizioni migliori era tutta un'altra cosa, però era molto tecnica e interessante. In totale quanto pesce in termini di peso è uscito? Quasi un quintale, 86 kg, 8 coppie, con l'acqua così diciamo che può andare. E sono uscite anche diverse specie, abbiamo visto nasi, brem, persico grosso, un bel persico che ha preso quasi un chilo di persico, molto interessante cattura, non da tutti i giorni, da copertina. Ma chi è che l'ha preso col pesce? Ma uno della Maver, mi sa. Quando gira. Vabbè. No, poi interessante, sì, gara molto tecnica, ogni mangiata, ogni minima boccata andava sfruttata al 100%, purtroppo ci sono state diverse slamature, rotture, quindi rottura vuol dire pesce grosso e chili persi, peccato. Comunque dai. Una bella sfida tra il pescatore e il pesce in un ambiente veramente, in una cornice veramente bella. Complimenti a te, adesso finita la prima manche, ci attende la seconda manche. La ciliegina sulla torta è domani. Bene, domani. E invitiamo i nostri amici telespettatori a seguirci ovviamente. Seguiteci sempre. Grazie. Bello, bello, bello. Ciao Francesco.
programma procede alla grande, direi, anche come tempistica siamo al top. L'amico Werner, Werner, saluta, grande amico, cuoco,